Ciao a tutte, nel video di oggi voglio rispondere ad una richiesta. La richiesta in questione è quella che vi metto qui sotto e come avete letto mi è stato chiesto di mostrarvi i miei prodotti labbra sui toni del rosa. Ho selezionato 12 prodotti, come vi ho anticipato nelle storie di Instagram, e sono tutti o rossetti in stick, diciamo in bullet, oppure rossetti liquidi. Allora, cominciamo da questo, che come vedete è abbastanza discreto, mi piace molto e spesso lo indosso quando faccio dei trucchi sui toni del rosa, appunto. Questo è l'Ultra Last Instant Color 08 di Essence, quindi un rossetto molto molto economico. E questa è appunto la resa sulle labbra, mentre questo è lo swatch sulla mano, diciamo. È molto confortevole sulle labbra, fa quasi un effetto burro cacao, diciamo, infatti io non mi accorgo neanche di portarlo. L'effetto quindi è di labbra belle idratate. Essendo un rossetto in stick non è che abbia una resistenza altissima, ok? Soprattutto se parlate molto, mangiate, bevete eccetera, se ne va via abbastanza velocemente, però essendo un colore abbastanza chiaro e neutro è anche molto facile da riapplicare senza problemi. Questo io lo uso tranquillamente senza nessuna matita labbra, perché comunque non sborda, non sbava, non va su e giù per le pieghette, e mi piace molto anche come colore, un pochino più acceso del precedente ma rimanendo comunque sempre abbastanza discreto, è anche bello luminoso e anche questo molto confortevole. È questo rossettino di Marc Jacobs che io ho in mini taglia, che si chiama Kiss Kiss Bang Bang, che sicuramente deriva da un qualche ordine fatto su Sephora con qualche promozione, tipo fai un ordine di tot, ricevi un tot di mini taglie. Adesso sinceramente non mi ricordo perché ce l'ho da un sacco di tempo. Tra l'altro devo ringraziare la gentile donzella che mi ha fatto la richiesta di questo video, perché io di questo rossetto mi ero praticamente dimenticata, giaceva lì in un angoletto e l'ho riesumato in qualche modo per questo video, ma devo dire che è veramente molto carino. Questa è appunto la resa sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Dicevo, anche questo molto confortevole, quindi bello morbido, vedete che non ha assolutamente effetto matte, quindi rimane bello morbidoso sulle labbra. Anche questo non sborda, non va su e giù per le pieghette. La durata è sempre media e diciamo che essendo un colore un pochino più vivace del precedente, quando va via diciamo che si nota, nel senso che tende ovviamente ad andare via nella parte centrale delle labbra e quindi a creare una sorta di effetto ombre, ma magari anche indesiderato, e quindi magari è il caso di portarselo dietro e ritoccarlo ogni tanto così per uniformare. Però comunque rossetto e colore veramente molto molto bello. Questo qui che ho sulle labbra, che è il terzo, è un rossetto liquido dal colore meraviglioso, perché è un rosa malva bello intenso. Vi sto parlando del Melted Fig di Too Faced. Questa è la resa sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Questo è un rossetto fin troppo liquido, tanto che vabbè, adesso ovviamente l'ho messo senza matita perché tra poco lo tolgo per passare al prossimo. Ma se questo lo metto senza matita per così andare in giro, comincia a sbavare dappertutto, ad andare su e giù per le righette, e l'effetto Joker è assolutamente assicurato. Quindi è un rossetto liquido, fin troppo liquido. Colore meraviglioso, non è uno di quei rossetti liquidi che diventano matte, super secchi e scomodi da portare. Però sicuramente per usarlo ci vuole un po' di accortezza. Magari passarlo con una velina, quindi tamponarlo un pochino e poi ripassare su un po' di colore, oppure tamponarlo mettendo su, sapete, un po' di cipria per fissarlo, perché insomma bellissimo colore ma un filino problematico. Partiamo poi con il primo dei tre rossetti di Nabla. Quello che già vedete sulle mie labbra è Ombre Rose. Questo è appunto l'effetto di questo rossetto applicato sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Questo è un grande classico, credo che sia uno dei colori più venduti in assoluto di Nabla, perché poi tanti brand hanno fatto colori molto molto simili a questo, perché è un rosa molto elegante, passepartout, veramente bellissimo, discreto, fantastico. Questi rossetti niente, si appoggiano sulle labbra e scivolano da soli, veramente una cosa eccezionale, la stesura è fantasmagorica. Ma nonostante questo non sbordano, quindi non è che scivolano nel senso che
vi ritrovate il mento pieno di rossetto, no? Nel senso che sono veramente facilissimi da stendere, ma una volta che si asciugano e si fissano, lì rimangono per un sacco di tempo. Questo è un colore veramente meraviglioso e fa l'effetto My Lips But Better, è veramente molto molto bello. Un altro grande classico di Nabla è Closer, che è un rosa più nude, più desaturato, un pochino più spento, sicuramente adatto anche per questo periodo, per esempio, adattissimo per andare al lavoro, quindi veramente come passepartout da mettere anche tutti i giorni, ideale da usare quando si fa magari un trucco occhi bello intenso e si vogliono tenere le labbra neutre, insomma, altro bellissimo rossetto. Questo è l'effetto sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Altro rosa completamente diverso dai precedenti, molto più freddo, con una componente grigia molto più alta, che non metto quasi mai perché secondo me non mi sta per niente bene, che ho comprato perché mi piaceva tantissimo il colore nel bullet, diciamo, ma poi una volta indossato fa un po' l'effetto sono stata dimenticata nella ghiacciaia, ecco. Comunque vi sto parlando di Bohème, che io ho nella confezione violetta perché apparteneva, non mi ricordo più a quale collezione, e nel momento in cui è entrato in collezione permanente gli hanno messo la confezione quella classica, diciamo il vestitino normale. E comunque questa è la resa che ha sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Credo che questo colore potrebbe stare molto meglio a carnagioni ancora più chiare della mia, perché ripeto, bellissimo colore, ma su di me non è che me lo vedo tanto. Passiamo quindi ai due MAC che ho. Quello che vedete sulle mie labbra è un grande classicone ed è Craving, che appartiene alla categoria degli Amplified. Questo è un colore che tutte le donne dovrebbero avere. È proprio un bel rosa ciclamino carico, bello festoso, gioioso, bello vivace. Lo vedo soprattutto adatto per la primavera estate, ma in realtà si può portare quando cavolo si vuole. È bellissimo, veramente bellissimo colore. Questa è la resa sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Mentre Craving, che vi ho mostrato prima, appartiene alla collezione permanente, quello che ho su in questo momento e che mi piace da impazzire appartiene a una vecchia limited edition, quindi in realtà non so neanche se si trovi ancora in giro. Comunque vi sto parlando di Goddess of the Sea, che appartiene alla categoria Cream Sheen, durata non eccelsa, però colore meraviglioso, packaging fantasmagorico, era una collezione che aveva a che fare con l'acqua, non mi ricordo esattamente come si chiamasse, forse proprio acqua, scritto senza la C, non mi ricordo. Comunque, packaging meraviglioso, fatto così con queste goccioline e questo packaging metallico. Questo è un colore decisamente più intenso e più freddo rispetto a quello di prima, con una forte componente blu. È meraviglioso, guardate che bello, bellissimo. Passiamo quindi a due rossetti di Clio Makeup. Il primo che ho già indossato è in bullet, l'altro che vi mostrerò è un rossetto liquido. Questo è rosa indiano ed è questo fucsia molto molto intenso, abbastanza neutro direi, né troppo freddo né troppo caldo. Questo lo indosso esclusivamente in estate perché mi fa proprio vivacità, sinceramente non mi sentirei di indossarlo ad esempio in autunno e inverno, non mi piace mettere colori così chiassosi. È molto confortevole, anche qui non sento la necessità di mettere una matita perché non sborda, non sbava, dove lo si mette sta. Diciamo che quando l'ho acquistato non avevo colto che fosse un colore così tanto vivace, perché vedendo il video swatch che aveva fatto Clio sembrava un colore completamente diverso, nel senso che sembrava un rosa malva, sì intenso, ma non così intenso. Quindi sicuramente se fosse stato quello che avevo immaginato l'avrei portato anche più spesso. Essendo un colore così intenso e chiassoso non è che mi sento tanto tanto a mio agio. Lo metto magari per girare qualche video, lo metto appunto magari in estate per qualche serata così e basta. Comunque questa è la resa sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mano. Come vedete è anche un colore bello pieno, bello intenso, non è disomogeneo. Di tutt'altro genere e anche diverso come tipologia, perché questo è un rossetto liquido, questo sempre di Clio Makeup è Mauve on Me,
che come vedete è un rosa molto desaturato, molto più discreto e portabile. Come tutte le tinte labbra, diciamo i rossetti liquidi di Clio, è molto confortevole perché nonostante abbia un finish matte, non è uno di quei matte che fa così sulle labbra, che le secca, le fa ritirare, quindi ha una durata molto più elevata ovviamente di un qualunque rossetto in bullet, però rimane comunque confortevole sulle labbra. Questa è la resa sulle mie labbra e questo è lo swatch sulla mia mano. Qui si deve ancora un pochino asciugare, quindi ancora un po' lucidino. Qui vedete già un pochino l'effetto, diciamo, finale di quando si assesta. Anche qui io non ho necessità di mettere una matita, perché dove lo si mette sta, si fissa e lì rimane, quindi non sbava, non va in giro. Bellissimo colore e ottima durata. Passiamo agli ultimi due rossetti, anche qui uno in bullet e uno rossetto liquido di Maybelline. Questo che ho già sulle mie labbra è il numero 10, che si chiama Nocturnal Rose dei Powder Matte Ultra Matte, ed è in questa confezione qui. Questo l'ho acquistato da Tigotà un tot di tempo fa. Come vedete è un colore piuttosto intenso ma abbastanza desaturato, abbastanza freddo. Molto bello, lo stick è un pochino duro, nel senso che bisogna un pochino scaldarlo sulle labbra, perché ovviamente ha una formula matte, però anche qui non è uno di quei matte che va a seccare troppo le labbra, a renderle così un po' incartapecorite. È un colore secondo me molto bello, abbastanza appunto intenso, un pochino cupo. Questa è la resa sulle mie labbra e questo è lo swatch. Ho lasciato volutamente per ultimo questo, che è il famosissimo e celeberrimo 15 Lover dei Superstay Matte Ink di Maybelline, perché questo qui nel momento in cui si fissa non c'è modo di tirarlo via dalle labbra. Quindi questa è la resa sulle mie labbra, questo è lo swatch, qui lo vedete ancora un pochino lucidino ma l'effetto è matte, proprio come lo vedete qui sulle mie labbra. Anche questo un matte piuttosto confortevole, non di quelli che seccano e fanno incartapecorire le labbra. Durata incredibile, cioè veramente questo rossetto non si leva quasi con niente. Bellissimo colore rosa malva, non a caso è stato quello che è andato sold out più volte, che non si trovava da nessuna parte, che tutte volevano, perché è proprio un colore molto bello, molto portabile, che sta bene praticamente a tutte. Bene, questi erano alcuni dei miei rossetti in stick o rossetti liquidi sulle tonalità del rosa. Ho volutamente lasciato fuori le matite labbra perché sennò questo video diventava infinito. Come ho detto prima, ringrazio la gentile donzella che mi ha richiesto questo video, perché mi ha dato modo di rispolverare un po' alcune vecchie glorie che magari erano lì un pochino dimenticate in un cantuccio. Nei commenti qui sotto fatemi sapere quale o quali sono secondo voi le tonalità di rosa che mi stanno meglio, quindi i rossetti che vi sono piaciuti di più. Fatemi sapere se di tutti i rossetti che vi ho nominato ne avete qualcuno anche voi. Insomma, come al solito ci sentiamo qui sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto o che almeno vi abbia tenuto compagnia, e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!